Il numero uno. Quanto vale il numero uno secondo voi? Secondo me dipende. Dipende da dove lo mettiamo, questo numero uno. Un giorno, un sorriso, un errore, un urlo, un'emozione, una passione, un anno, un mese, un giorno, un minuto, un secondo. Un punto. Quanto vale il numero uno allora? Vale tanto quanto hai la determinazione folle e feroce che vi riponiamo allo scopo di perseguire i nostri sogni. Vale un ultimo colpo di reni sul traguardo in volata, così come vale l'intero anno che ci ha portati a quell'istante, sospeso nel tempo e nello spazio. Quel rapido e sfuggevole istante che pone le sue radici nel momento in cui si guarda quel trofeo e si pronunciano le parole «L'anno prossimo, su quella coppa ci sarà il mio nome». Si alzi il sipario del palcoscenico di Varano, perché i nostri eroi sono pronti ad andare in scena. Questa è la storia di come un solo punto abbia determinato l'esito di una stagione dove nessun pilota ha mai vinto due volte. Questa è la storia del gran finale, signore e signori, dell'ultimo ballo del trofeo nazionale scooter velocità. La stagione si apre a Modena, durante il Miscela Day. I valori in campo non sono più quelli dell'anno scorso, dopo la finale lo avevano già capito tutti. Il campione in carica, Alberto Consoli, si ritrova a battagliare con Andrea Guzzon, che fa sua una doppietta clamorosa. Nel diluvio di Magione, a vincere invece Vincenzo Sciacca, mentre a Cervesina, sul primo gradino del podio, ci sale Piero Rizzo. A Bineto succede di tutto. Consoli rompe e Rizzo tampona Guzzon, mentre Svara segna una doppietta spaventosa su una pista che non aveva nemmeno mai visto. E allora? Allora la storia fin qui è stata piuttosto ingarbugliata. Se volete riviverla come si deve, dovrete lasciarmi il tempo di finire di realizzare la seconda stagione di Veloce, Eroi nel Vento. Ad EICMA lanceremo il trailer e la data della prima puntata, perciò se non volete perdervela dovete assolutamente mettere un bel like qui sotto, così da spiegare all'algoritmo di YouTube che i nostri video vi piacciono tanto, iscrivervi al canale per non perdervi nemmeno una puntata di Veloce e magari mandare questo video a tutti i vostri amici. Aiutateci a portare avanti questo sport senza elettronica ma con tanta passione. Varano, Malossi Day 2023, trofeo nazionale scooter velocità, ancora due gare, un ultimo ballo in cui ci si gioca tutto. In testa alla classifica c'è Andrea Guzzon con appena 5 punti di vantaggio sul matatore di Bineto, Clemens Vara. Dopo di loro ci sono Consoli, Rizzo e Sciacca, apparentemente abbastanza lontani in termini di punteggio, ma se ad oggi applicassimo lo scarto del risultato peggiore dell'anno, come previsto dal regolamento, Guz avrebbe un solo punto di vantaggio su Svara, 2 su Consoli, 10 su Rizzo. Ce n'è abbastanza per non far dormire sonni tranquilli a nessuno dei nostri, al sabato sera prima della gara. Ma invece, al sabato in qualifica, come siamo andati? Le prove cronometrate ci hanno detto che l'ultima pole di stagione finirà tra le mani del numero 1, nascosto dallo storico 2-2-2. Alberto Consoli, in Q2, ha stampato un tempo di oltre mezzo secondo più veloce di quello di Guz, che partirà dalla seconda casella, separato da appena 15 millesimi da Clemens Vara. I primi tre della classifica sono tutti e tre in prima fila, pronti a giocarsi tutto all'ultima gara. Quarta casella per Nico Morelli, che rientra in griglia proprio sul finale di stagione, proprio davanti al campione 21, Vincenzo Sciacca. Federucci chiude la seconda fila con il sesto tempo, mentre la terza comincia con i gemelli del trofeo Scootermatic, Francesco Buscema e Francesco Bonomo, che relegheranno solo in nona casella un Piero Rizzo molto in difficoltà. Primo posto nelle qualifiche, gli occhi della tigre dietro alla visiera. Il campione è teso, molto teso. Questa gara è troppo importante per lui, dopo un anno che gli ha portato via così tanto fuori dalla pista. Nessuna vittoria assoluta nel 2023, ma questa stagione ci ha regalato un vincitore diverso ad ogni appuntamento e ci stiamo chiedendo tutti se non sia oggi il suo giorno. Di fianco a lui Andrea Guzzon, in testa alla classifica dalla prima gara, con la pressione di dover gestire la leadership tutto l'anno. Lui che è solo la sua seconda stagione nei trofei Malossi. Hai fatto tanta strada da quella prima volta, proprio qui a Varano 2 anni fa, ora che invece hai saputo costruire un team attorno a te. Clemen è terzo ed è tutta una sorpresa. Se glielo avessero raccontato 6 mesi fa che oggi sarebbe stato qui a giocarsi il titolo, forse si sarebbe fatto una grassa risata. Dopo l'anno scorso la motivazione era venuta a mancare, la sua vera forza non era ancora sbocciata. Proprio quando tutto sembrava perduto, è stato Alex, suo fratello, a dargli di nuovo uno scopo per proseguire, per ricominciare, con una nuova sfida, questa volta sul 100. E ora Clemen è una persona diversa. Il tempo delle cerimonie è finito,
Adesso è arrivato il tempo di rovesciare il gas. Si spengono i semafori. Il più veloce è proprio Goods, che entra prima in curva 1 portandosi dietro Svara, mentre Consoli commette un errore e Morelli ne approfitta per iniziare una schermaglia. Dietro di loro Sciacca e Rucci cercano di non perdere il trenino dei più veloci. Nel tratto guidato Goods mette il turbo e lascia indietro Svara, mentre Consoli gli si riporta addosso e al giro 2 lo passa, con Morelli a mettersi tra Alberto e il 37. Terzo giro, curva 1, Alberto tira una staccata allucinante e si mette davanti, ma esce piano e viene divorato di nuovo da Goods e anche da Morelli. Quarto giro, Goods chiude tutte le porte in curva 1 e in curva 2, ma Consoli è lì a respirargli negli scarichi. Svara non perde un metro dal trenino e sembra attendere l'occasione giusta, che si presenta al giro 5, dove infila Morelli e inizia le manovre di avvicinamento alla testa, in previsione della fine della gara, ma Morelli non ci sta e si rimette davanti. Consoli si inserisce nella S del contro rettilineo e Svara ne approfitta, per poi fulminare Consoli alla X, ma va a largo. Goods è di nuovo dentro, è ancora una volta primo. I nostri eroi stanno girando sui tempi della pole, raga, è assurdo. Penultimo giro, Goods, Clement, Alberto e Nico sono uno l'ombra dell'altro. Goods ha fatto ancora una volta la differenza girando strettissimo al ferro di cavallo e girando più forte della qualifica con la pista fredda. Alla X se le danno, da dentro e da fuori. Clement non ci sta, vuole vincere. Goods davanti, bandiera a scacchi, è primo. 9 arrivi conclusi, ne rimane soltanto uno. Ci siamo, è il momento decisivo. Tutto ha portato a questo momento. Ogni decisione, ogni errore, ogni paura, tutto si conclude adesso. Partiti, i primi tre sono appaiati, con Goods che in curva 2 si mette davanti a Consoli, Svara, Morelli e Bonomo che ha capito la pista con qualche gara di ritardo. Giro 2 e i primi tre hanno creato un piccolo solco tra loro e il gruppo degli inseguitori. Dietro di loro Morelli e Buscema fregano Bonomo mentre arrivano su anche Sciacca, Rucci e Rizzo, un gruppetto di mischie con talenti clamorosi. Al terzo giro Consoli si riprova in curva 1 su Svara, ma in uscita viene ripassato proprio da Clement, che alla X fa veramente paura. Quarto giro, il 37 rompe gli indugi, mettendosi davanti a tutti. Clement lo sa che se vuole quel numero 1 deve vincere, mentre Goods va largo alla X, facendosi passare da Alberto Consoli. Tutta questa bagarre fa sì che il gruppetto alle loro spalle riesca a ricucire il gap, e così arriva Morelli, che ha letteralmente il fuoco nelle vene. Due giri dalla fine e sul rettilineo Goods e Consoli saltano Clement. Le posizioni restano così fino all'ultimo giro. Goods ha messo qualche metro tra sé e Consoli. Se riuscirà a resistere al primo tratto di pista, potrà sfruttare il vantaggio di guida che ha al ferro di cavallo. Curva 1 e Alberto ritenta la staccata. Si butta davanti ma esce lento e scomposto per cercare di tenere dietro gli avversari. Goods deve chiudere il gas, mentre Svara passa tutto esterno e si mette davanti. Clement ha capito che Alberto avrebbe di nuovo tentato il tutto per tutto nella prima S. Sapeva che sarebbe uscito piano e si è tenuto a sinistra per avere strada libera in accelerazione. Che manovra! Alla X, Svara è funambolico, resiste. Volata! Vuol buttarsi dentro alla X su Svara, si vuol provare. Ferro di cavallo, Svara, Consoli, Goods, è volata, è volata! Clement vince, ce l'ha fatta, è il nuovo campione. Goods lo ha capito prima di tagliare il traguardo. Il numero uno è Clement, proprio lui che non si sarebbe aspettato mai di trovarsi qui, rinato dalle sue stesse ceneri. Specializzati quando Svara ha vinto! Vince Svara, arriva terzo Goods. Clement e Goods si fermano a bordo pista, parlano, fanno i conti. Andrea Guzzone ha cominciato nei trofei Malossi proprio a Varano, proprio come compagno di squadra di Clement Svara. Oggi il 64 avrà anche perso la leadership per un piccolo errore, quando mancava solo un giro, ma non ha di certo perso lo spirito. I due rivali festeggiano insieme, le gomme si sciolgono e diventano fumo. Un abbraccio che unisce due sportivi che si guardano negli occhi e dopo tutte le battaglie combattute assieme, sanno di aver ciascuno di fronte a sé un amico vero.